Qual è la pianta più generosa di tutto l'orto? Ovviamente il pomodoro. Può andare in produzione da maggio fino alle prime gelate. Qual è il trucchetto per il pomodoro? Piantarlo il più tardi possibile. Molta gente si fa prendere dall'ansia, arriva a febbraio-marzo, ha preparato il terreno, non vede l'ora di far l'orto. Le succede che arriva una gelata tardiva, nella migliore delle ipotesi i pomodori sopravvivono, però se si va a piantare un pomodoro a maggio, di fianco a quel pomodoro messo a inizio marzo che ha preso 30 gelate, vedete che il pomodoro piantato a maggio crescerà il doppio e farà molti più frutti che il pomodoro piantato a marzo. Quindi non fatevi prendere dall'ansia e aspettate il caldo. Il pomodoro necessita di una posizione più luminosa possibile. Soffre ristagno d'acqua, quindi cerchiamo di metterlo in un terreno non troppo argilloso, e poi ha bisogno di un tutore, perché la maggior parte delle varietà hanno uno sviluppo verticale. Per chi vuole può iniziare a seminarlo da febbraio, però deve trovare un locale, diciamo, luminoso, caldo, aspettare che germinino le piante e poi piantarle quando fa caldo. La regola base del pomodoro è irrigare nel modo giusto la pianta. Necessita di un terreno sempre leggermente umido, necessita di concimazioni prevalentemente potassiche e fosforiche con un basso titolo di azoto. Importante per il pomodoro è la concimazione col calcio, che è un elemento fondamentale per il pomodoro, come lo è magari per la mela, la pera, se no tende a fare, come si dice in gergo, il culo nero. Il frutto fa delle macchie nere, che è sintomatico, diciamo, di una carenza, di una fisiopatia, di una carenza da calcio. Importante è la sfeminatura. Il pomodoro purtroppo vede qua fra l'intersezione fra il fusto principale e il ramo secondario, tende a fare queste femminelle che vanno rimosse fisicamente con le ditine, no? Fin tanto che sono ancora piccole, perché diciamo che portano via vigoria alla pianta, quindi andremo ad avere una pianta più piccola, con meno frutti, eccetera. Quindi questa sfeminatura, per chi ha pochi esemplari, lo può fare manualmente, va fatta regolarmente fino a ottobre, insomma. Un fattore fondamentale per coltivare in modo corretto il pomodoro è il sesto di impianto. Chi ha dello spazio può metterne anche un metro fra una pianta e l'altra, perché le piante di pomodoro tendono a crescere tanto. Solitamente si piantano a 50 centimetri da una pianta all'altra. Nelle zone col clima più caldo, dove c'è l'estate più afosa e le zone più assolate, eccetera, si tende a mettere anche molto vicino il pomodoro, anche a 25-30 centimetri da una pianta all'altra. Le piante si faranno l'ombra una con l'altra e quindi si terranno al fresco fra di loro. Tutte le nostre varietà di pomodori, anche le più strane, le trovate sul sito sassigarden.com e le spediamo in tutta Italia.